Il Pellegrinaggio di Sant'Isidoro è uno dei due grandi dipinti laterali che decoravano il piano inferiore della Quinta del Sordo. Esso, attraverso gesti e deformazioni, rappresenta un capovolgimento del significato e dei valori che venivano tradizionalmente attribuiti a feste e processioni religiose. Carmen Garrido, nei suoi studi, spiegò che sotto il dipinto attuale che vediamo oggi, sporco e terroso, vi fosse un paesaggio di grande luminosità, caratterizzato da un ponte e figure disuguali, alcune rese minuscole con la prospettiva di grandezza, e altre ritratte a cavallo. Francisco Goya ha ripreso qualcosa del vecchio lavoro. Sui motivi iniziali sottostanti, infatti, ha disposto delle grandi figure, quelle dei pellegrini folli e malati che vengono in processione verso di noi, alterando così la composizione originale dell'opera. Inoltre, il pittore ha rivisto l'ambientazione, cambiando radicalmente la luce e conferendo al paesaggio un tono profondamente drammatico, in linea con lo spirito delle pitture nere. A questo punto è bene sottolineare e riprendere il legame col Sabba delle Streghe. I due grandi dipinti laterali, infatti, costituivano una coppia. Nella precedente puntata abbiamo assistito alla condanna dell'ignoranza e della superstizione, nella forma della setta. In questa naturale prosecuzione assisteremo all'esaltazione della follia umana. La processione pubblica dell'auto da fè rappresenta il collegamento ideale tra i due dipinti neri. Il primo, femminile, con l'iniziazione della giovane strega. Il secondo, che vediamo adesso, maschile, con l'iconico capogruppo del musicista cieco. In sostanza, prima la trasformazione e poi l'esibizione, con la caduta dell'essere umano. Ma chi è questo Isidro, italianizzato Isidoro? Oggi è noto per essere il santo protettore di Madrid, canonizzato dalla Chiesa Cattolica nel 1622, ovvero 200 anni prima del dipinto che stiamo vedendo. Prima di divenire patrono di Madrid, egli in vita fu un umile contadino, al quale vennero attribuiti diversi miracoli, quali missioni salvifiche o l'incremento delle attività produttive nei campi. Da qui il nome Isidoro Agricola. Il suo giorno è il 15 maggio, e in suo onore si tengono festeggiamenti anche in Italia, persino in Sicilia. Goya ha dunque rappresentato una romeria, una festa cattolica sviluppata attraverso una poco formale processione in onore del santo. La scena venne interpretata come Saturnalia, ovvero una festa in onore di Saturno da diversi storici, tra questi Nordstrom e Santiago Sebastian. In questo modo, come abbiamo visto col Sabba, si stabilisce il rapporto iconografico con Saturno, che configura il collegamento artistico tra tutti i dipinti. Sempre Nordstrom, inoltre, sottolinea che sia il mitologico Titano che Sant'Isidoro sono anche patroni dei contadini, il che consente di parlare di secolarizzazione della festa, sacra e profana. L'intera composizione è pervasa da un'irrefrenabile ed eccessiva gioia chiassosa, dettata però dalla più profonda disperazione. Un qualcosa di molto diverso, diametralmente opposto se volete, da un altro dipinto realizzato in passato, praticamente 35 anni prima delle pitture nere. Nella Prateria di Sant'Isidoro, quadro che potrete ammirare sempre al Museo del Prado di Madrid, Goya dipinge un paesaggio meraviglioso, nel quale il cielo e il mare si fondono armonicamente con le figure. Si tratta di una visione diametralmente opposta del pellegrinaggio verso l'eremo di Madrid sviluppata nel dipinto nero. Se nell'opera precedente si trattava di raffigurare le usanze di una festa tradizionale a Madrid e di fornire così una veduta ragionevolmente accurata della città, il presente dipinto, invece, raffigura un gruppo di persone contorte nella notte, apparentemente ebre, e che intonano canti stonati, con volti deformati e distorti. Perché questo cambiamento? Per rispondere, dobbiamo proseguire il nostro viaggio nell'arte di Goya. Il secondo dipinto chiave per il nostro percorso è La Sepoltura della Sardina, ovvero una rappresentazione artistica di Francisco Goya della cerimonia spagnola che celebra la fine del carnevale, e nota appunto come Funerale della Sardina. In questo sconvolgente festival dell'ignoranza e della follia che hanno portato alla guerra, assistiamo all'oggettivizzazione della folla, una modernità che anticipa James Ensor e Otto Dix. Abbiamo dedicato un video intero sulla spiegazione di questo dipinto, andatelo a vedere. La Sepoltura della Sardina è un dipinto notevole, che anticipa la danza della vita di Munch e altri capolavori del Novecento. Il suo profondo legame coi capricci e soprattutto col mondo delle pitture nere è indissolubile. Combinando La Sepoltura della Sardina col primo pellegrinaggio, otterremo la versione oscura di quest'ultimo, quella offerta dal dipinto nero,
espressione di una gioia chiassosa che è radicata nella più profonda disperazione. I personaggi, nei Saturnalia, si abbandonano agli eccessi, dimenticando i precetti morali e mortificando la loro stessa condizione umana. Così passiamo metaforicamente dall'oro del giorno, dalla luce, alle tenebre della notte. A questo punto possiamo risolvere agevolmente il dipinto in analisi. Donne incappucciate e uomini col cappello, che sembrano streghe becchini. Tuttavia, se prestiamo attenzione ai diversi personaggi che compongono la scena, noteremo che costituiscono un campione delle varie classi o ceti sociali, di Madrid e della Spagna intera. Ad esempio, quelli che appaiono in primo piano e vanno più avanti sono poveri mendicanti, altri invece sono dei contadini. Quelli col cappello elegantemente vestiti andrebbero a rappresentare la borghesia. In sostanza, Goya dipinge una vera commedia umana pirandelliana, un'allegoria del mondo quotidiano, poiché sarebbe difficile, anzi praticamente impossibile, trovare un corteo di questo tipo in quelle circostanze e con tali soggetti protagonisti nel mondo reale. L'idea del pittore è assolutamente geniale. Il corteo ci viene incontro e alcuni dei folli personaggi ci guardano. La scena è immersiva e mira al massimo coinvolgimento del pubblico. Il motivo processionale venne utilizzato per evidenziare l'aspetto religioso e drammatico e avrebbe poi acquisito per tutto il XIX secolo una notevole importanza satirica. Il corteo ha una lunga storia che risale all'arte antica e nel Medioevo acquisisce anche un significato profondamente simbolico. In esso l'individuo perde gran parte della sua individualità e con ciò mettendo in evidenza la propria appartenenza ad una specifica comunità con la quale appare pubblicamente. Uno stratagemma geniale di Goya per generalizzare ed esasperare gli aspetti critici affrontati nel Sabba. Nella processione si esalta una figura, un valore o un sistema di valori, ma qui siamo nel mondo distorto delle pitture nere, nel quale non vi è la salvezza né la giustizia. I valori sono rovesciati, i contadini finiscono col diventare lo zimbello di se stessi, delle caricature. I caratteri, i valori, sono solitamente definiti dal capo del corteo. Francisco Goya, per il suo pellegrinaggio oscuro, decide di mettere a capo un cantante cieco, accompagnato da diversi uomini urlanti, poveri mendicanti che formano la testata. Dietro di loro, personaggi ovattati, ombre sinistre e una folla sfrenata percepibile nel silenzio della notte, in netto contrasto con le urla e il rumore prodotto dai primi personaggi. Quasi una pittura metafisica. Nella stessa condizione, infatti, si trova il pubblico che assiste al disturbante pellegrinaggio. Vi è uno stretto legame col quarto dipinto, quello del sordo e della profezia, ma tutti i collegamenti tra i quadri li vedremo alla fine. Francisco Goya ha sottolineato l'importanza del collettivo, dipingendo una sterminata folla che si perde in lontananza, e ricorrendo ad uno schema compositivo adottato spesso in carriera, anche nei disastri della guerra. I profili della folla e delle montagne finiscono per essere individuati, così come le stelle del firmamento, il cosmo che rimanda a Saturno. Pur evidenziando i gruppi, il tutto è studiato per rendere l'idea di una massa compatta. In sostanza, questa follia andrebbe a rappresentare quella dell'umanità intera e in ogni epoca. Come per le altre opere della serie, la tavolozza è molto ridotta. I neri, i grigi, gli ocra e i toni della terra sono stesi con pennellate molto libere ed energiche. Il tema della perdita d'identità della folla anticipa la pittura espressionista. In questo senso, Goya può essere considerato anche un precursore del lavoro di James Ensor. Ma vi è un'altra differenza fondamentale tra le processioni d'attualità e quella che rappresenta Goya. Non si tratta di uno spettacolo che contempliamo da lontano, né una parabola dalla quale trarre conclusioni morali o una somma di aneddoti. È soltanto un'amara riflessione dell'autore, che, attraverso il mezzo espressivo della sua arte, ci rende pienamente partecipi. Per questo motivo il dipinto è così grande e occupa un posto di rilievo, tanto da chiudere idealmente il piano inferiore. Inoltre, dal punto di vista compositivo, è molto superiore al Sabba delle Streghe, più famoso soltanto perché tratta la stregoneria e al di là dei meriti artistici. Ma del resto, lo si sa, la massa è stupida e ignorante, come osserva Goya. Viceversa, qui l'artista è stato estremamente geniale, incredibilmente espressivo ed immersivo, precursore della pittura romantica ed espressionista. Senza alcun dubbio, anche noi facciamo parte di quella folla processionale, così come siamo parte integrante del mondo che i dipinti ci mettono davanti agli occhi. Il tema della processione, teatrale e satirico, pur nei parallelismi con la sepoltura della sardina,
qua vuol dirci qualcosa di diverso. In questo dipinto scuro, la processione conduce alla casa e di riflesso nell'immaginazione ossessionata del pittore, nella quinta del sordo. E goia che sono venuti a vedere, magari intonando una folle serenata. Perciò, in fondo, che importa ad un sordo se la chitarra non ha nemmeno montate le corde? Non ve ne eravate accorti? Dite la verità. Anzi, scriveteci le vostre impressioni sul dipinto qui nei commenti. Se hai apprezzato il video, ricordati di condividerlo, lasciare un like e di iscriverti al canale per supportare questi contenuti. È anche grazie a te che è possibile realizzarli. Grazie per la visione.